prima giornata dell'edizione invernale dell'IT Forum presso Palazzo delle Stelline di Milano. Siamo con Stefano Fanton, uno dei trader più importanti e più seguiti della scena del trading online in Italia. Stefano, si è conclusa la mattinata, prime conferenze. Qual è secondo te il livello della preparazione dei trader italiani secondo quanto hai percepito nelle sale? Beh, sempre migliore, questi eventi contribuiscono in maniera forte a diffondere la conoscenza. Noi abbiamo parlato specificatamente di certificati a leva sull'indice, abbiamo fatto trading in tempo reale in aula su questi strumenti. Molta gente non conosceva questi strumenti, ma molte altre persone li conoscevano e ne padroneggiavano già un po' i segreti di bonus cap, top bonus. Qualche anno fa sembrava di parlare di fantascienza, adesso molti li conoscono grazie a questi eventi che contribuiscono in maniera primaria a diffondere conoscenza finanziaria. Proprio per quanto riguarda la formazione finanziaria, sei sempre una persona molto attiva, ricordiamo anche il tuo gruppo su Facebook Traderpedia. Quali sono i prossimi appuntamenti che hai in agenda? Beh, abbiamo organizzato con Enrico Stucchi e Tony Cialipugani un percorso di formazione di 2 giornate, il primo modulo, un corso base, verrà fatto a gennaio qui al Palazzo delle Stelline a Milano, dove si affronteranno molti argomenti, dall'intraday al multiday, al mio esperimento di vita da trader che ormai è diventato patrimonio della community nostrana di trading, e quindi ci sarà da divertirsi. Stefano, non solo formatore ma anche autore di alcuni dei libri più apprezzati nel corso degli ultimi anni legati proprio al mondo del trading e anche un po' alla filosofia di vita. Quali sono questi libri e perché una persona dovrebbe leggerli? Beh, io prima che uno scrittore sono stato un grandissimo lettore, divoratore di libri, è una passione che ho sempre avuto, poi mi sono messo a scrivere per ordinare i miei pensieri, a fare ricerche storiche, un'altra mia grande passione, e sono nati Professione Trader, Speculazione Finanziaria, Lo Zen e le vie del Trader Samurai ed altri libri che peraltro ogni 4-5 anni vengono ristampati in edizioni estese. Appena è stato ristampato Professione Trader, un libro che pesa 1 chilo, dico, la sua caratteristica principale è questa, 500 pagine piene di curiosità, di trucchi, finezze operative, parti psicologiche. La lettura e la scrittura sono due cose, due aspetti della stessa medaglia. Uno dovrebbe leggere per imparare, ma dovrebbe anche scrivere per ordinare le proprie idee. È un privilegio che poche persone possono fare e io sono fortunato a poterlo fare.